complessivamente la regione toscana le ASL spendono 4 miliardi per le esternalizzazioni, 2 miliardi è il costo del personale, quindi 4 più 2 sono 6 miliardi, ma solo 2 miliardi il costo del personale, il resto è tutto dato ai privati. I cittadini pagano le tasse per una sanità pubblica, non per una sanità privatizzata. Picchetto della CISL Funzione Pubblica all'Arezzo Fiere Congressi in occasione della 17ª edizione del Forum Risk Management. Per quanto riguarda la Sud-Est non sono tantissimi gli esempi di esternalizzazioni, ma quelli che ci sono per noi sono anche troppi. Un esempio è il Modica che abbiamo qua sulla clinica San Giuseppe, che è stato portato all'esterno della sanità pubblica per motivi, ovviamente come ci hanno detto, di lavori pubblici all'interno dell'ospedale. Noi ritenevamo che comunque questa spesa potesse essere in qualche modo riorganizzata anche all'interno dell'ospedale in attesa che si compissero i piani del PNRR. L'hospice è un altro tema per il nostro territorio, purtroppo sono anni che viene gestito all'esterno. È vero che si dovrà costruire, ma ancora non è cominciata la costruzione, e così è anche per altri servizi. Il CUP è una battaglia della CISL da tanto tempo, per noi è un servizio core della sanità, rimesso all'interno della sanità pubblica sicuramente si potrebbe organizzare in maniera migliore per tutti. La richiesta alla regione toscana è dunque quella che operi come stanno facendo altre regioni, reinternalizzando i servizi appaltati, risparmiando così su spesa e assumendo poi personale. Molte esternalizzazioni vengono fatte all'interno dell'ASL, così che l'ASL non solo paga questa esternalizzazione, ma anche le spese di corrente, l'acqua, le pulizie, quindi questa si chiama intermediazione di manodopera, con lavoratori che lavorano nelle RSA che guadagnano meno un terzo di quanto guadagna il pubblico.